funziona un po' perché sono stati anni intensi e anche il frutto di questo incontro è aver messo insieme delle persone, come è stato detto dagli interventi che mi hanno preceduto, che è anche una testimonianza di quanto sia importante tessere relazioni significative, positive e anche di approfondimento. A me è stata chiesta una riflessione sul mestiere di vaticanista e allora siccome penso che la prima cosa sia intendersi un po' sulle parole, posto che la mia sarà una testimonianza più che un intervento accademico, per così dire, intendiamoci sulle parole. È un mestiere quello di cui parliamo, o è una professione, o un'attività, o una specializzazione, o una funzione giornalistica? Ciascuno si dia una risposta. Dal mio punto di vista è un po' tutto, ha qualcosa di tutte le parole che ho elencato. E poi vaticanista, che cosa si intende per vaticanista? Sono andata a spulciare Wikipedia, non perché sia il Vangelo, ma perché in qualche modo è l'eco di un sentire comune e ho trovato questa definizione. Vaticanista è quel giornalista, accademico o commentatore, la cui area di competenza è lo studio e la comprensione del modo di operare della Santa Sede e della Chiesa Cattolica Romana. Innanzitutto non è necessariamente un giornalista nel sentire comune, ma può essere anche un accademico o un commentatore, con un'area però di competenza che riguarda Santa Sede e Chiesa Cattolica. È legato ovviamente a questa circostanza che è un corso di formazione e per evitare di considerare queste occasioni sempre in maniera retorica, perché ogni tanto si invoca il cambiamento, io parto da una crisi oggettiva, che è la crisi della professione, la crisi del giornalismo, che è una crisi di credibilità, di fiducia da parte dell'opinione pubblica. E allora Luxi inserisce questa iniziativa in un contesto più ampio che quello di un laboratorio per il cambiamento e la trasformazione. Lo facciamo in asse con la Federazione della Stampa, in asse naturalmente con l'Ordine dei giornalisti, ormai in questi ultimi mesi tante iniziative insieme a Carlo Bartoli a livello nazionale, insieme anche ad Alessandra, per cercare di capire che tipo di striscia lasciare per riuscire a riavvicinare questi due mondi. Da una parte c'è il mondo della politica e il mondo della democrazia, il cui test di maturità è proprio un giornalismo maturo e responsabile. Dall'altra parte c'è un'opinione pubblica che va allenata ad essere momento di analisi responsabile di come va il giornalismo. Test di maturità l'una, test di maturità l'altra. E allora Luxi ha negli mesi scorsi creato un laboratorio, per il momento all'interno del mondo cattolico, che ha dato vita a questa rivista, in cui ha chiamato i maggiori direttori con spunti molto interessanti, in cui hanno partecipato anche Federazione Stampa e Ordine, come laboratorio per capire come gestire, governare questo cambiamento. Pellegrini di speranza, il motto del Giubileo 2025. L'anno santo con il quale Papa Francesco invita la Chiesa, gli uomini, le donne del nostro tempo e soprattutto i giovani a riscoprire il tema della speranza. Il pellegrinaggio, il cammino verso Roma, la porta santa, la professione di fede, la carità, il perdono, gesti semplici da un grande significato teologico che rimangono segni permanenti del Giubileo. Dal 1300 ad oggi, ogni anno santo ha sempre rappresentato nella vita della Chiesa e dei popoli un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale, sociale. Un accorrere di popolo che chiede di poter sperimentare e toccare con mano il perdono e la misericordia di Dio. Hanno segnato come pietre miliari il cammino della Chiesa e continueranno a farlo nel futuro. Sono i Giubilei.